Buongiorno e auguri a tutti di una Santa Pasqua. Oggi 31 marzo la Santa Madre Chiesa festeggia, ecco, Cristo che ha vinto la morte e il peccato. E in questi giorni che abbiamo vissuto, i giorni della Passione, ci hanno aiutati a riscoprire dentro di noi quella sofferenza da offrire, accogliere e soprattutto portarla con amore ogni giorno. Questa mattina qui a Stilo, nella nostra città di Stilo, si svolge, ecco, la confronta. C'è Maria che incontra Cristo risorto e finalmente quel manto nero che ha portato in questi giorni sarà tolto. Qual è l'augurio? Due sono gli auguri importanti di questa giornata, di stanotte e di oggi. Stanotte avere la capacità di togliere quelle pietre che istruiscono il passaggio della grazia di Dio, che era il sepolcro, che le donne si domandavano chi ci rotolerà via la pietra. Allora dobbiamo trovare il coraggio di avere questa forza di togliere la pietra da dove la grazia di Cristo deve passare. Stamattina invece insieme a Pietro e Giovanni siamo corsi anche noi e abbiamo trovato i segni che ci rimandano alla realtà. Come ho detto in questi giorni, le tradizioni sono belle, però bisogna esaltarne il significato, cioè questo significa quello che facciamo, perché lo facciamo, come lo facciamo e che ricaduta ha poi nella vita quotidiana. Io auguro a tutti quanti, alla mia comunità, ecco, una buona e santa Pasqua di pace e di serenità. Non dimentichiamoci di pregare per la Santa Madre Chiesa, per le vocazioni, per la nostra diocesi di Locri-Geraggio, il nostro vescovo, e soprattutto pregare per la pace in Terra Santa, in Ucraina, in Russia e in tutti quei paesi dove ci sono conflitti. Auguri e buona Pasqua. Thank you.
scusate. Vai, Cecilia, vai. Andiamo. Toni, Tonino. Ma no, andiamo, io davanti. Ma che c'è?